Parliamo del settore della cosmetica, come sta andando? La cosmetica chiuderà il 2013 con un valore della produzione superiore ai 9 miliardi di euro, un leggero aumento, una leggera crescita, soprattutto per l'incremento delle esportazioni che da qualche anno a questa parte sostengono i fatturati delle imprese, mentre il mercato interno soffre marginalmente della contrazione dei consumi legata ovviamente alla diminuita propensione dei consumatori al consumo. Quindi grande importanza all'internazionalizzazione. L'internazionalizzazione è un elemento fondamentale nell'industria cosmetica italiana, che peraltro è un'eccellenza nel panorama manifatturiero italiano, legato proprio alla capacità e alla competitività delle imprese sui mercati nuovi che sono l'area dei paesi arabi, Sud America, i mercati tradizionali come Stati Uniti, Russia e l'Europa in generale, che comunque stanno registrando delle dinamiche di nuovo consumo molto importanti, e in questo l'Italia della cosmetica dimostra una capacità di rinnovamento, di innovazione, proprio perché le imprese, dalle più piccole alle più grandi, sono sempre attente agli investimenti in innovazione, in ricerca e soprattutto in sicurezza del prodotto. Come ha transitato il settore in questo momento e come ha reagito al momento di crisi? Beh, questo settore è transitato fino a ieri da questa fase molto complessa in modo relativamente migliore rispetto a molti altri comparti del settore manifatturiero da una parte, ma anche più specificatamente del sistema moda nazionale. E che cosa prevedete per il futuro? Ci siamo chiesti quali potrebbero essere i risultati possibili dell'implementazione di queste strategie focalizzate a ridefinire il mix geografico dei mercati più in favore dell'estero e in primis dei mercati extraeuropei. Per farlo abbiamo ipotizzato che ci debba essere un lavoro molto intenso sul lato dell'efficienza. Questo settore mette in evidenza un 30% di vantaggio rispetto agli altri comparti. E questo è sicuramente un fattore che aiuta a approcciare questi nuovi mercati in cui la competizione è molto dura, a volte bisogna fare sacrifici sui margini, quindi essere efficienti è spesso un prerequisito.